radiobari.com. Persone speciali su Radio Bari. Noi siamo pronti, quasi va a tacchinaggio stamattina e non li si vede, insomma, non li si vede. Venite qua, Max, fatti vedere. Ma cosa non abbiamo lo scotch? Stanno attaccando i Boccasile e Maretti, buongiorno. Buongiorno. Lo tengo io qui, dai, facciamo così. Vediamo, qua si vede. Guarda, guarda, se lo metto qua davanti al microfono si vede uno lì, uno qui, perché lui è arrivato, Carlo. Tutto il cartongesso qua Radio Bari. Sì, Carlo è arrivato e ha detto, allora io sono arrivato con due, aveva già studiato tutto. Sì, perché ho visto i tuoi monitor che tanto sono finti, sono quelli dell'IKEA che non servono, capito? È scomoda stasera, non sta un puff. Massimo, è la stessa cosa. Un cuscino, magari, no, perché c'è un problema. Vabbè. Quanti appuntamenti ci sono in settimana a Bari? Pensate, ho iniziato a leggerli che fuori c'erano 20 gradi, sta nevicando, è inverno pieno. Più che altro i primi prezzi che dicevo dei biglietti, li sono i Penso, immagino un po' dove, insomma, li ho ricercati. E ho trovato, insomma, vi ho trovato. Madonna, ma allora è vero. Tra gli appuntamenti. È vero, quello che pensavo. Che cosa? Guarda che si è messo lo smalto e c'è anche l'ovatto in mezzo alle dita di più. Però non lo vedete da casa. Ah, da sotto si vede che sta facendo la miseria. Va bene. Senti, ma lo volete vendere questo microfono che posso dire? Perché mi te... Ce la fai, dai Barbara, dai che il tempo allora, parliamo. Dai, parliamo di che cosa? Parliamo del Factory Day, del Riddens Factory, insomma, sì. ricominciano in un nuovo luogo rispetto agli anni precedenti, al Bohemian Jazz Café. E ci saranno loro a farvi ridere, insomma. Vuoi ripetere BM Band? B&M Band. Ma hai visto? Sono tre giorni che non ci... Allora, portate in secca Barbara che sputa tutto e sfoga. Puoi ripetere, Boccasile Maretti con la... B&M Band. B&M Band. Neanche loro sanno di chiamarsi così. Questa vomita. Come si chiama? La B&M Band. Perché? Sì, pure voi siete international. Noi facciamo proprio lo shipping international. Uno shipping international. Oh, ma parliamo di questo laboratorio. Dai, come sarà strutturato? Come sarà strutturato? Ce lo stiamo chiedendo. Vediamo. No, in realtà quest'anno Boccasile e Maretti hanno preso il marchio Riddens. Che cosa vuol dire? Non è che è Riddens, che cosa è Riddens? Sono stati marchiati come le vacche. Così. Allora, Riddens è una delle più importanti, se non la più importante agenzia di cabaret in Italia. Sempre sia lodata Riddens. Sì, sempre sia lodata. Che ha 5 o 6 laboratori in Italia, noi siamo il quinto o il sesto, fai tu tanto uguale, possiamo dire pure il primo tanto uguale sempre. No, però è vero. No, siamo il sesto. Unico però va detto, unico nel centro sud. Sì, noi siamo. Quindi siete comici, voi. Se volete venire da Napoli, da Minervino, da Palombai, da noi. Anche da più lontano possono venire, anche oltre Minervino, cioè il centro-sud non è solo Minervino, Napoli, Minervino e Palombai, quello è il triangolo del centro-sud. Ma no, puoi andare anche verso il campo basso. Castrocaro è un po' troppo... Allora, Castro. Fai Castro senza Caro. Ragazzi, ma l'appuntamento sarà... Sta stanco, Max, ho fatto svegliare presto stamattina. L'appuntamento sarà praticamente settimanale. Ha asciugato lo smalto. Sì, si è asciugato. Okay, penso sì. Ogni giovedì sera con Start alle 22. Niente, proprio non ce la fai con l'inglese, lo vuoi dire in aramaico? Inizia alle 22. Provaci, alle 10. Però in realtà l'inizio diciamo dipende da che ora arriva Pasquale 33. Ah, ecco. Perché noi aspettiamo sempre. Perché lui è la guest star. Il direttore è un grande frequentatore di quel posto. Alla fine diventa, è bello, scherzi a parte, è un luogo di ritrovo per tanti artisti, dal comico al direttore di Radio Bari, sempre se lo dà. Cioè, a tanti amici che alla fine si incontrano lì, poi c'è chi sale sul palco, chi si uccide di birra, chi fa altro. Si uccide di birra, non possiamo, perché non si può dire, la campagna, però, altri si distruggono, magari diversi, si chiecano. Peccato, da casa non potete vedere questi microfoni con i quali mi farei la barba. L'aveva già fatto una volta, col mouse. Quindi immagino quanto siamo cretini, che le cose stesse non ce le dimentichiamo, le riproponete. E prendiamo il pubblico del Bohemian che tutti i giovedì pensa di vedere uno spettacolo nuovo, invece è sempre lo stesso. Sì, cambia l'ora d'inizio e cambia i vestiti che abbiamo. No, non è vero, il bello di un laboratorio comico è proprio questo, che ogni settimana lo spettacolo cambia, è sempre nuovo.
Tu, per esempio, ti ricordi quello che hai visto l'anno scorso? No. Perché non l'hai mai visto? Non l'ho mai visto, lo ammetto. Sono sincera. Stasera cercherò, farò di tutto per venire a vedervi. Fare con la faccia brutta. Stasera farò di tutto per venire a vedervi. No, stasera vi verrò a vedere. Molti chiederanno a me, tu per esempio ti ricordi quello che hai provato fino ad oggi pomeriggio? No, non mi ricordo niente. Quindi appuntamento, io ogni tanto lo ricordo, appuntamento fisso tutti i giovedì da questa sera a Bari presso Bamien con Boccasino Maretti e là. BNM non ce la fa. Stasera abbiamo pure gli ospiti, stasera viene Umberto Sardella. Umberto Sardella direttamente dal Mudù, che è una cosa bella, e viene pure Giacinto Lucarelli. Ti ricordi cos'è? Sì, è Pierluigi Patimo direttamente da casa sua. Sì, Patimo che è uscito adesso dai domiciliari. No, l'abbiamo preso. Ma qua si usa, come c'è la galera in teatro. Qua si usa. Non dire così perché sennò fanno il teatro. Ora il teatro che ne sbarre. E quindi. Allora, ragazzi, appuntamento da questo giovedì con la VM Band. Non ce la fa, giuro, andiamo. Esiste ancora altre radio di andiamo ovunque con Boccasini e Maretti, insomma non ve lo perdete, appuntamento ogni giovedì, e ce n'è solo uno, li vedete da casa. Lei non è che usa mettere tanti braccieri perché gli piace, no, lei esce di qua per arrotondare, li vende, certo. Là in lei da film muove, dai, facciamo pubblicità un po', ma sì, Ikea, viva l'Ikea, viva l'Ikea, Foppa Petretti. Allora salutate insieme a me i nostri ascoltatori. Sì. Diamo prima l'indirizzo mail, che è .cult@radiobari.net, la nostra pagina Facebook che è radiobari.cult. Sì, in tutto ciò, per i biglietti si va direttamente al Bolognese. Non si usa, si viene, si vede. Ti ammazzi di quello che devi ammazzare. Senti, possiamo fare la consumazione. Già che ci siamo, ci facciamo pubblicità. Possiamo ricordare anche il nostro sito. Assolutamente. www.boccasinemaretti.com. Fenomenale. Questa sera Riden's Factory Bohemian con Boccasino Maretti e là. VM Band. Ce l'ho fatta. Ringrazio Federico Semplice per la regia di Telebari e Gianluigi Maggi per la regia invece di Radio Bari. Grazie mille, ragazzi, per essere stati qui con me. Vi aspetto presto. Ma ti aspettiamo noi stasera. Stasera al Bohemian. Ciao a tutti.